Spento il rogo che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, è il momento della solidarietà, ma anche delle polemiche sui soccorsi giunti in ritardo e sul restauro da cui sarebbe scaturito l'incendio, escluso l'atto doloso. Le donazioni promesse ammontano al momento a 700 milioni di euro. Il presidente francese Macron mostra fiducia sui tempi di ricostruzione, si farà in 5 anni e sarà ancora più bella. Sempre più drammatica la situazione in Libia. Questa notte nuova offensiva militare del generale Haftar per conquistare Tripoli. La capitale libica è stata bombardata provocando morte e feriti. Come risposta le forze governative di Sarraj hanno fatto sapere di avere l'ordine di riconquistare ogni città fino ad arrivare a Bengasi. Si è dimessa la governatrice del Partito Democratico Catiuscia Marini dell'Umbria, indagata nell'inchiesta della Procura di Perugia sui concorsi pilotati all'ospedale del capoluogo. Sono una persona per bene, ha affermato la Marini, ho lasciato l'incarico soprattutto per salvaguardare me stessa, non per il partito malato di giustizialismo. Svanisce il sogno Champions League per la Juventus. Dopo l'1-1 dell'andata, Torino e Bianconeri sono stati sconfitti dall'Ajax per 2-1 nel ritorno dei quarti di finale. Inutile la rete del vantaggio juventino di Cristiano Ronaldo. Ci riproveremo l'anno prossimo, il commento a fine partita dell'allenatore Allegri. Sono le 7:30 in questo momento, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo andando a Parigi, dove c'è la nostra inviata Adriana Bellini, per sapere quali sono le ultime novità. Ieri sera avete potuto ascoltare il discorso del presidente Macron, la sfida lanciata è veramente di quelle da far tremare le vene ai polsi, perché ricostruire la cattedrale in 5 anni, quando solo per i restauri ne erano stati preventivati una decina, non sarà facile. Oggi Consiglio dei Ministri dedicato solo a questo tema, vediamo allora le ultime novità. La procura esclude dolo o attentati terroristici. L'incendio è frutto di un incidente. Un'inchiesta farà luce su quanto accaduto, anche se non si nasconde la difficoltà di indagini che potrebbero durare molto a lungo. Già oggi in procura saranno ascoltati alcuni degli operai presenti sul cantiere, fino a poco prima che scoppiasse l'incendio. Nessuno di loro era infatti lì in quel momento, dicono i rappresentanti delle 5 società a cui era stato affidato un lavoro che sarebbe nel suo complesso dovuto durare 10 anni. 10 anni per rinnovare le coperture, per mettere in sicurezza Notre Dame, la cattedrale simbolo della cristianità, ma anche del potere dei monarchi prima e dei rivoluzionari poi, fino a Napoleone che qui da solo si è incoronato imperatore. Ora Emmanuel Macron, il presidente con i poteri quasi di un monarca, dice che in 5 anni la cattedrale tornerà a risplendere. La ricostruiremo, affermato davanti a milioni di francesi incollati alla televisione per tentare di ricucire la ferita. Nessuno avrebbe mai pensato di vedere la cattedrale che incarna il simbolo stesso della Francia bruciare. Eppure dopo tante ore in cui tutto sembrava perduto, l'incendio è stato domato. I pompieri, che non hanno risparmiato forza e coraggio, hanno avuto la meglio. Alcuni di loro, affrontando il rischio enorme, sono entrati all'interno e da lì hanno potuto con gli idranti spegnere i focolai. Ricostruire, ora è questa la parola che torna. Per farlo occorrono grandi risorse e tempo, sebbene il presidente abbia parlato di appena 5 anni. La solidarietà è arrivata da ovunque nel mondo, morale ed economica, ma la parte più grande la stanno facendo, giustamente, le grandi industrie francesi, quella del lusso in primis, con i magnati Arnault e Pinot, ma anche Total e Oreal. Complessivamente il denaro stanziato supera i 600 milioni di euro. Questa mattina, inoltre, davanti alla facciata miracolosamente rimasta intatta, si riunirà una delegazione dell'UNESCO, perché Notre Dame è innanzitutto patrimonio dell'umanità. Torniamo in Italia per darvi una notizia che è arrivata pochi istanti fa in redazione, una notizia che arriva da Palermo e che ha a che vedere, in questo caso sì, con il terrorismo, almeno secondo la procura di Palermo, che ha disposto l'arresto di 2 persone, 2 giovani radicalizzati che sarebbero stati trovati in possesso di materiale inneggiante all'ISIS e quindi per questo sono stati fermati. Si tratta di un ragazzo di Palermo, ha 24 anni, si chiama Giuseppe Frittini,
città, però è attualmente è domiciliato in provincia di Bergamo, e di Ossama Ghafir, marocchino di 18 anni, che invece è residente in provincia di Novara. Sono però stati appunto fermati su segnalazione della sezione antiterrorismo della Digos di Palermo, e secondo le indagini Frittitta, che si era nel frattempo convertito all'Islam, sarebbe quello più con i maggiori indizi di istigazione a delinquere, per aver condiviso materiale con carattere estremista jihadista e con un tentativo di radicalizzare. Secondo gli investigatori, i due volevano recarsi o in Siria o in Turchia per combattere con l'ISIS, e invece però abbiamo detto sono stati fermati. Dove invece i combattimenti, ahimè, non solo non si sono fermati, ma anzi si sono intensificati? È in Libia, dove questa notte diversi missili sono caduti sulla capitale, su Tripoli, segno che il generale Haftar non ha affatto intenzione di retrocedere, mentre Serraji dal canto suo scatena l'offensiva e dice: arriveremo fino a Bengasi. Bengasi sarebbe il territorio appunto controllato da Haftar, e insomma significa guerra civile sul campo. Sempre più fuori controllo la situazione in Libia, si fa di ora in ora più complicata, con le forze agli ordini del generale Khalifa Haftar impegnate nell'offensiva cominciata ormai quasi due settimane fa per prendere Tripoli, e quelle agli ordini del governo di accordo nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite, che rispondono e rilanciano promettendo di riprendere ogni città libica che non è sotto il loro controllo, compresa Bengasi, quartier generale dell'uomo forte della Cirenaica. Nella notte una pioggia di missili ha colpito il distretto di Abu Slim nel sud della capitale, facendo 4 morti e 23 feriti e portando il bilancio da inizio attacco a oltre 170 vittime e più di 700 feriti, con circa 20.000 sfollati, compresi 7.300 bambini. Haftar dunque insiste e prova in tutti i modi ad aprirsi un varco verso Tripoli lungo il fronte sudorientale. Violenti combattimenti infatti sono scoppiati ad Ain Sara. Il generale tuttavia appare in difficoltà. A sud-ovest infatti le milizie fedeli al governo al-Sarraj hanno respinto le sue truppe a Suani Ben Adem e si avvicinano ad Azizia, bastione dell'esercito nazionale libico. L'ordine, ha fatto sapere il portavoce della War Room delle forze governative, è di riprendere ogni città che non è sotto il controllo dell'esecutivo di accordo nazionale, anche in Cirenaica. L'ipotesi di un cessate il fuoco, cui lavora il governo italiano e cui al-Sarraj e il suo vice Maitig, ieri e l'altro ieri in missione a Roma, dove ha incontrato Conte e Salvini, darebbero il via libera solo in caso di ritiro di Haftar fino a Bengasi, sembra sempre più lontana. Una bozza di risoluzione che chiede una de-escalation immediata, elaborata dalla Gran Bretagna, è sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, tra il disinteresse degli Stati Uniti e l'esplicito appoggio ad Haftar da parte della Russia, l'ipotesi che possa passare pare al momento abbastanza remota. Allora, dicevamo prima del fermo di queste due persone con queste accuse di volersi, di cercare insomma di affiliarsi all'ISIS, forse erano essi stessi affiliati all'ISIS, arrestati a Palermo. Facendo leva proprio sul rischio, sul timore anche concreto, che possano comunque arrivare nel nostro paese terroristi, il ministro dell'Interno Salvini, come sapete, ha emanato una direttiva che però riguarda anche le navi delle ONG, che soprattutto tenta di dare ordini anche ai militari, in particolare ai militari della Marina, che però rigettano, diciamo così, la direttiva del ministro dell'Interno, dicendo questa cosa non si può fare, tipica di una dittatura. Noi rispondiamo al nostro ministro e al nostro capo dello Stato. La nuova direttiva del Viminale sui migranti diventa pomo di discordia in seno al governo. La disposizione, che impone una stretta per le navi umanitarie, è stata indirizzata anche al capo di Stato Maggiore della Difesa e a quello della Marina, creando irritazione tra i vertici militari, che parlano di sconfinamento. La ministra Trenta parla di accoglienza in caso di guerra in Libia, ma noi lavoriamo perché questo non avvenga, approfittando del caos libico
possono arrivare in Italia centinaia di terroristi. Se è a rischio la sicurezza, non autorizzo nessuno sbarco, ribadisce in serata Salvini a Di Martedì. La nuova direttiva ha come obiettivo di fermare le navi delle ONG e sembra scritta su misura per la nave Mare Ionio. Da ordine ai comandanti delle forze di polizia, della Guardia Costiera e della Marina che, se la nave dovesse operare un soccorso in acque non italiane, dovrà essere allontanata, respinta, troverà porti chiusi. Mare Ionio, nave italiana dell'ONG Mediterranea, è salpata proprio ieri da Lampedusa, reduce dall'ultima operazione di soccorso un mese fa. 47 migranti raccolti da un gommone in acque libiche e portati nell'isola siciliana nonostante l'alt intimato dalla Guardia di Finanza con lo sbarco avvenuto dopo giorni di stallo. La direttiva appare scritta come se il governo vivesse in un mondo parallelo, dice l'ONG. Nessun accenno alla guerra che infiamma la Libia o alle migliaia di persone torturate né a quelle annegate in fondo al mare. E riferendosi alle frizioni nel governo, forse dovrebbero parlarsi tra ministeri. Tra qualche ora Mare Ionio sarà di nuovo nella zona dei soccorsi. E se quindi la maggioranza segnala ancora frizioni che poi appunto si riverberano anche in direttive come queste, l'opposizione ha il suo da fare con i guai giudiziari, non ultimi quelli nei quali è in corsa la ormai ex governatrice dell'Umbria, Catuscia Marini, che alla fine si è dimessa. Sto per salvaguardare me stessa. Per avere il diritto di essere libera di difendermi, ma soprattutto perché io non ho fatto mai parte di nessuna consorteria o gruppo di potere che ho sempre anzi combattuto politicamente in maniera molto forte. Lo dice Catiuscia Marini dopo la sua decisione di dimettersi da presidente della Regione Umbria perché indagata nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità regionale che ha colpito la sua giunta. Il passo indietro della governatrice arriva alla fine di una serie di inviti più o meno velati da parte del suo partito, il PD. Zingaretti qualche ora prima l'aveva invitata a fare ciò che ritenesse meglio per la sua regione. Poi il segretario ha commentato: voglio ringraziare Catiuscia Marini che con le sue dimissioni ha scelto di mettere al primo posto il bene della sua regione e ha scelto di evitare imbarazzi e strumentalizzazioni per la sua Umbria. L'inchiesta stava rivelando particolari che complicavano la posizione della Marini, indagata per rivelazione di segreto e abuso d'ufficio. In un'intercettazione l'ex presidente avrebbe chiesto le tracce riservate di un concorso, particolare in contrasto con la sua versione, cioè quella di considerarsi parte lesa nella vicenda che vede agli arresti domiciliari il segretario regionale PD Gian Piero Bocci e l'assessore alla salute Luca Barberini. Il Movimento 5 Stelle attacca il segretario del PD. Dopo averlo sollecitato per giorni, Zingaretti non ha avuto nemmeno il coraggio di mandarla a casa e alla fine la Marini, messa all'angolo, si è dovuta dimettere. Felici? No, siamo delusi da questa vecchia politica. La Lega Umbra, invece, parla di giornata storica perché dopo 50 anni di malgoverno di sinistra finalmente abbiamo la possibilità di rialzare la testa e guardare al futuro e oggi Matteo Salvini sarà a Perugia. Da Forza Italia Bernini dice: questa brutta vicenda archivia in modo definitivo la presunzione della diversità morale di berlingueriana memoria che la sinistra ha sempre vantato. Però intanto il governo viene richiamato ufficialmente in qualche modo dal capo dello Stato, da Mattarella, che ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte, perché probabilmente lo ricorderete, era circa un mese fa, per essere proprio precisi 27 giorni fa, che davamo la notizia dell'approvazione del decreto sblocca cantieri, del quale però ancora non si trova traccia sulla Gazzetta Ufficiale perché approvato, salvo intese, in realtà non è riuscito a mettere insieme appunto le due anime del governo, Lega e Movimento 5 Stelle, e l'accordo non c'è, per non parlare poi della questione dei truffati dalle banche per i quali era stato annunciato un decreto che invece non c'è proprio mai stato. Nonostante i ripetuti annunci da parte del governo saranno approvati al più presto, i decreti sblocca cantieri e crescita sono ancora una scatola vuota. A diverse settimane dall'approvazione al Consiglio dei Ministri con la formula salvo intese, i due alleati di governo ancora non si sono messi d'accordo sul contenuto, o meglio, ognuno sta cercando di portare acqua al proprio mulino inserendo nei provvedimenti norme sui temi più disparati che poco o nulla c'entrano con la natura dei decreti, che peraltro non sono ancora arrivati al Quirinale per la firma con la quale il capo
capo dello Stato ne autorizza la presentazione alle Camere. Anche di questo hanno parlato ieri il Presidente della Repubblica e il Premier Conte durante un colloquio al Colle, colloquio che si è concluso con una indicazione precisa da parte del capo dello Stato. I decreti dovranno tornare in Consiglio dei Ministri per essere approvati di nuovo e toccherà a Conte trovare la quadra. Il decreto sblocca cantieri dovrebbe essere spedito al Quirinale in settimana dopo aver superato i rilievi della ragioneria sulle coperture relative alle norme per le zone terremotate. Per il decreto crescita invece si prevedono tempi più lunghi visto che il provvedimento presenta numerosi nodi a cominciare dalle norme per Alitalia a quelle per il debito di Roma, dai rimborsi ai risparmiatori ad un pacchetto sul turismo presentato dalla Lega. Chiedete a Conte, noi in CDM abbiamo fatto il nostro approvando i testi, tagliacorto Matteo Salvini, mentre Luigi Di Maio giustifica il ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la natura complessa del decreto crescita. Va messo nel migliore dei modi, dice, annunciando ulteriori norme a favore delle imprese e del Made in Italy. Il processo a carico dei carabinieri che causarono in qualche modo la morte di Stefano Cucchi ha avuto ieri un momento davvero importante. La stretta di mano tra il carabiniere Francesco Tedesco e Ilaria Cucchi è l'atto più emozionante dell'udienza di ieri in Corte d'Assise a Roma. Mi dispiace, ha detto il vice brigadiere, alla sorella del geometra di 31 anni morto dopo una settimana di agonia nell'ottobre del 2009. Nel controesame Tedesco è tornato a ripetere i dettagli delle fasi dell'arresto, i battibecchi tra Stefano Cucchi e i due carabinieri che volevano prendergli le impronte digitali e fotosegnalarlo, lo schiaffo, i calci. Gli avvocati dei coimputati di Tedesco, accusati come lui di omicidio preterintenzionale, lo hanno incalzato. Possibile che Cucchi abbia subito un pestaggio violento, come lei dice, senza emettere una parola, un grido? Era stordito, ha risposto il militare. Non ha avuto il tempo di lamentarsi, non ha urlato, neppure dopo il calcio preso da Alessandro. L'unico che gridava ero io, che dicevo ai miei colleghi di smetterla e li spingevo via. È vero, Stefano mi ha detto sono un pugile, sto bene, ma si vedeva che non stava bene. Ora che ha rivelato la verità, tenuta nascosta così a lungo per paura di rappresaglie da parte dell'arma, Tedesco appare liberato, sereno. Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo si sono nascosti per 10 anni dietro alle mie spalle. In tutti questi anni, l'unica persona che aveva da perdere ero io. Intanto ieri invece a San Severo di Puglia si sono svolti i funerali di Vincenzo Di Gennaro, che è il maresciallo dei carabinieri che è stato ucciso, lo ricorderete, con 3 colpi di pistola sabato scorso a Cagnano Varano, sempre in provincia di Foggia. Il maresciallo Di Gennaro è morto per lo Stato, ha detto al termine della funzione religiosa il comandante dell'arma Giovanni Nistri. Semplicità e umiltà sono due modi per declinare l'essenza di questo carabiniere. Per il governo c'erano il presidente del Consiglio Conte, il ministro della Difesa Trenta e il ministro del Sud Lezzi. E invece quella che vediamo adesso è una notizia che arriva dalla Cina, una notizia di economia che comunque è importante perché il PIL cinese, che aveva avuto qualche rallentamento negli ultimi tempi, invece vola. L'ultimo trimestre del 2019 ha visto un rialzo del 6,4% su base annua, quindi molto meglio di quante fossero le attese anche per il 2018. Crescono anche le aspettative della produzione industriale del più 8,5%. E adesso invece andiamo a vedere che cosa ha combinato, o meglio non ha combinato, la Juventus ieri sera. Nella notte che avrebbe dovuto condurla alla semifinale si è consumato il dramma sportivo della Juventus, quell'Ajax che solo una settimana fa sembrava ridimensionato dopo il trionfale poker in casa del Real Madrid, si è riproposto in tutto il suo splendore. Illusorio il vantaggio bianconero realizzato ancora di testa da Cristiano Ronaldo al 28esimo, durato però lo spazio di soli 6 minuti quando sul tiro di Ziyech ribattuto Van den Beek si è trovato sui piedi un pallone che andava solo toccato in rete, a complicare i piani di Max Allegri. Come non fossero bastate le assenze degli infortunati Mandzukic, Chiellini e quella dell'ultimo minuto di Douglas Costa, si è aggiunto Paolo Dybala che, toccato duro al ginocchio, ha dovuto abbandonare alla fine del primo tempo. Ma l'Ajax, rientrato in campo nella ripresa, si è rivelato un collettivo dal moto perpetuo e dagli incredibili automatismi che hanno irretito la Juve, ridotta a poco più che spettatrice. Con Szczęsny rivelatosi il migliore in campo dei suoi, ma che nulla ha potuto sul colpo di testa di De Ligt da calcio d'angolo. Va
valso la più che meritata qualificazione alla semifinale degli olandesi. Punizione dura ma ineccepibile per i bianconeri, la cui probabile festa a scudetto di sabato prossimo avrà un sapore amaro. Non è che si può andare a trascinarsi questa delusione, anche perché domani dobbiamo resettare e giovedì, venerdì e poi sabato comunque bisogna chiudere lo scudetto e portarla a casa. Allora, prima di salutarci, ritorniamo sulla notizia che vi abbiamo dato nel corso del telegiornale di questi arresti eseguiti dagli agenti della Direzione di Antiterrorismo di Palermo, ma a Monza. Queste due persone, ecco, uno lo vedete, Giuseppe Frittitta, 25 anni, palermitano, e l'altro Ossama Ghafir, marocchino, 18 anni, fermati per istigazione a commettere reati di terrorismo e autoaddestramento, perché secondo le indagini si erano anche preparati all'uso delle armi, si erano allenati per raggiungere una preparazione fisica e militare idonea a combattere a fianco dei miliziani dell'ISIS, ma dicono gli investigatori anche per compiere probabilmente degli attentati, solo che li hanno beccati, come si dice in gergo, perché Frittitta, che sul web si faceva chiamare Yusuf, si faceva selfie che poi postava sui social con in mano un coltello che definiva il mio compare di 26 centimetri, si era fatto crescere la barba, inneggiava la vendetta dei combattenti dell'ISIS. Dopo un monitoraggio di qualche mese, ovviamente gli investigatori sono intervenuti, mentre l'ultima ora riguarda una dichiarazione di Salvini che ha fatto sapere che nei nostri ospedali stanno già ricoverando alcuni dei feriti che sono in arrivo dalla Libia, segno che appunto la guerra è in corso. 7.49 è il momento di chiudere qui il telegiornale, c'è Paolo Sottocorona con le informazioni sul tempo e poi Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus. Ci vediamo se volete domani mattina a partire dalle 7 con la rassegna stampa. Buona giornata.